Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, sono Daniele e oggi voglio parlare con te del dropshipping in estate e del calo vendite che sicuramente starai provando o proverai se ti occupi di dropshipping o di e-commerce in generale. Resta con me. Se non mi conosci, sono Daniele, nel mio canale parlo di dropshipping, processo di pagamento e crescita finanziaria. Oggi voglio affrontare con te un argomento che sicuramente ti interesserà se vendi online o se vuoi vendere online. E parliamo del periodo estivo e del calo vendite, dei motivi per cui scendono le vendite in questo periodo e di cosa sto facendo io personalmente per combattere questo fenomeno o per continuare a lavorare. Prima di tutto dobbiamo capire che il peggiore periodo dell'anno per l'e-commerce in generale, sia che tu venda in dropshipping o sia che tu abbia il tuo stock, è il periodo estivo. Quest'anno è ancora più marcato. Perché? Perché siamo stati in quarantena, quindi la gente sta iniziando a uscire, ha finito i soldi, non c'è più lavoro, c'è una crisi occupazionale, quindi c'è poca liquidità. Questo si vede sia nei negozi fisici sia online. Infatti dopo il picco iniziale sicuramente avrei provato un abbassamento di vendite nell'ultimo mese e mezzo, negli ultimi due mesi, ed è sempre peggio. Quindi dobbiamo tenere in considerazione che quest'anno c'è questo problema. Poi in l'estate è sempre stato il periodo peggiore per vendere online, perché le persone iniziano a farsi le vacanze, ad andare a mare, stanno in giro tutto il giorno, escono, fanno gli aperitivi, si fanno la vacanza, spendono i soldi per altro e quindi c'è meno gente collegata al computer o al telefono a fare shopping online o shopping impulsivo. Quindi il calo è normale. Solitamente il calo è, per quanto mi riguarda, ogni estate fra il 60 e il 70%. Ovviamente non sono numeri universali per tutti, potresti avere un calo minore o nessun calo o un incremento addirittura, quindi ovviamente non è una regola generale per tutti, dipende su che piattaforma vendi, su che prodotto vendi, la tua nicchia di riferimento e un po' tutte cose, il brand che ti sei costruito in questi anni o mesi che stai già operando. Cosa fare? Personalmente io tra luglio e agosto, che sono i mesi peggiori, agosto è il peggiore dell'anno, io penso a organizzarmi il lavoro, a organizzare la mia rete logistica, a prepararmi per l'inverno. Incremento l'organizzazione, ottimizzo il tutto, io vendo principalmente su eBay, come sicuramente saprai, su Amazon anche, quindi penso un po' a questo, magari avvio altri progetti. E mi preparo per l'autunno e inverno, cerco nuove nicchie, ottimizzo i prodotti, faccio dei test, mi occupo di questo. In questo periodo infatti sto organizzando per avviare numerosi nuovi negozi per questo inverno, perché ho deciso di triplicare la mia rete di negozi e triplicare alcuni progetti che avevo iniziato durante il lockdown e quindi mi sto concentrando su questo. Ovviamente puoi iniziare a vendere anche nicchie estive, devi riuscire a trovare nicchie specifiche. Ad esempio ci sono state le piscine, che nell'ultimo mese si è venduto piscine, c'è stato il boom, ma questo non solo in Italia, ma anche in America, in Francia, in qualsiasi paese al mondo. È quasi diventato impossibile trovare una piscina perché sono tutte out of stock, sono tutte fuori stock. Quindi quello che ti consiglio se stai provando un abbassamento di vendite è di trovare nicchie estive, ma comunque le vendite saranno minori, anche perché se vendi piscine non le venderai tutta l'estate, ora sta l'ultimo periodo utile per vendere piscine, poi quando siamo inoltrati a luglio e agosto le vendite saranno minori, è una cosa naturale. Ovviamente devi anche vedere le cifre che fai, se riesci a recuperare le spese, se non riesci a recuperarle, perché se te vendi ad esempio su Shopify e devi girare le ads Facebook, devi vedere di riuscire a rientrarci. Se non ci rientri, puoi anche valutare una chiusura del negozio o dei negozi momentanea fino a settembre. Infatti ogni anno la ripresa si comincia a vedere verso gli ultimi 10 giorni di agosto. Intorno al 20 agosto si inizia a rivendere soprattutto articoli scolastici, quindi pensaci già da ora, perché se devi vendere articoli scolastici non li puoi inserire gli ultimi giorni disponibili, gli ultimi giorni di settembre. Per esempio se vendi su eBay, l'ottimale per iniziare a mettere gli articoli scolastici è la prima settimana di agosto, così hai il tempo di cominciare a prendere visualizzazioni, di cominciare a prendere ranking nella piattaforma dove vendi. Se vendi su Shopify invece devi prepararti, ma le ads non ti consiglio di lanciarle
prima dell'ultima settimana di agosto, perché le persone non comprano articoli scolastici prima. Ovviamente, come abbiamo parlato del peggior periodo dell'anno per vendere online, per fare dropshipping, per fare e-commerce in generale, voglio parlare anche del miglior periodo dell'anno. Però prima ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale, mettere mi piace, così mi supporti, mi aiuti nella crescita e soprattutto sarai aggiornato sui miei prossimi video. Per quanto riguarda il miglior periodo dell'anno, è ovviamente il periodo invernale, Natale e periodo natalizio, ma questo non significa che inizia a essere un pompaggio di vendite sotto Natale, ma il pompaggio di vendite lo inizia a vedere verso metà ottobre, quindi nell'entrata dell'autunno. Te lo dico perché devi essere preparato, perché il primo inverno che io ho fatto facendo dropshipping non mi aspettavo un calo in estate ovviamente così forte, ma non mi aspettavo soprattutto un aumento così forte a metà ottobre, perché ho avuto circa un aumento del 70% di visualizzazioni e di acquisti. Sono passato letteralmente da una linea retta così a un picco così in un paio di giorni, e mi ricordo che è metà ottobre e si ripete ogni metà ottobre. Quindi devi prepararti, perché se non sei organizzato e se hai uno store o più store ed è il primo inverno che affronterai, ti devi preparare già da ora, organizzandoti soprattutto per l'evasione degli ordini, per il customer service, perché ti ritroverai inondato di messaggi di ordini che non riuscirai a soddisfare, che non riuscirai ad affrontare perché non sarai organizzato, non avrai abbastanza persone. Quindi questa è un'altra cosa che puoi fare durante l'estate, dove ci sono poche vendite, dove guadagni di meno. Puoi cominciare a prepararti per quanto riguarda l'autunno, perché so che mancano ancora 4 mesi, però arriveranno veloci e se non sei organizzato avrai tanti problemi. Ovviamente se il tuo obiettivo è scalare, il tuo obiettivo è vendere molto, cosa che penso sia se sei in questo canale. Ok ragazzi, questi erano i miei pareri e i miei consigli per quanto riguarda l'estate, quindi stai tranquillo se hai visto un calo vendite, se vedi un abbassamento delle impressions, se vedi un abbassamento di visite nel tuo sito o nel tuo store eBay o nel tuo store Amazon, è totalmente regolare, non preoccuparti. Ci sono tanti eventi, estate, virus, vacanze che si uniscono e che stanno facendo abbassare le vendite. L'importante è che cerca di non andare in negativo, cerca sempre di recuperare le spese, se no ti consiglio di mettere il negozio in vacanza fino a fine agosto e di sfruttare questo tempo per organizzarti. Spero che la mia opinione ti sia utile, ricorda di iscriverti al canale e ti aspetto al prossimo video. Ciao!